Saluto tutti i presenti e ringrazio. Ringrazio in modo particolare gli amici Damiano ed Enzo. E li voglio ringraziare con le parole che ci consegnò l'ultima volta che è venuto a Mesagne Beppe Barra. Nel teatro comunale, quando ci disse: chi sa dove è nato sa dove andare. E, diciamo, con questo senso, con questo significato, che diventa anche auspicio, mi auguro che il libro sia letto da tanti, soprattutto dai giovani, per il contributo, per l'aiuto che ci offre, anche proprio a capire da dove veniamo. Io non faccio una presentazione classica, traggo dal libro alcuni spunti e li traduco in brevissime, essenziali considerazioni problematiche, perché mi hanno posto delle domande, il libro mi ha fatto delle domande che io porgo, le ho tratte. Certamente ognuno ha la sensibilità sua, il suo retroterra, e quindi coglie qualche cosa e non coglie altro. La prima di queste questioni, insomma, no? Che dico problematiche. Si parla nel libro di una divaricazione che avviene ai primi già del Novecento fra il mondo degli artigiani, il mondo contadino. Ma questa la lascerei perdere, non ci sarebbe anche il tempo, insomma, devo stare nei minuti. Ce n'è una seconda che prendo un attimo in considerazione, ed è la questione della divaricazione tra l'associazionismo di ispirazione socialista e l'associazionismo cattolico. Due mondi separati, due mondi lontani. Qual è il problema? Qual è la domanda con riferimento a Mesagne, ovviamente, perché stiamo parlando della nostra realtà? Ma di quale divaricazione possiamo parlare noi a Mesagne? Perché ci sono, perlomeno in questo momento o per le mie poche conoscenze, elementi piuttosto contraddittori per questa fase. Da una parte si sa che a Mesagne, insieme all'Unione dei Lavoratori, era nata prima una società, la società agricola, che si chiama Cattolica. Poi, con una sua fisionomia. Poi nel 1902 nasce una società operaia cattolica. Veramente, stando all'archivio dell'Opera dei Congressi, questa società operaia cattolica viene chiamata Cassa Rurale. E Cassa Rurale Operaia e di Previdenza. Io non so bene di che si tratta. Quindi da una parte ci sono queste indicazioni, dall'altra sappiamo che ci troviamo in una fase, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in cui il movimento cattolico organizzato, quello che si chiama l'Opera dei Congressi, subisce una frattura profonda.
Da una parte ci sono gli intransigenti, capeggiati da Paganuzzi, dall'altra ci sono, c'è la corrente democratico-cristiana, che non c'entra niente con il partito della Democrazia Cristiana che sorge durante il 42-43, sono due cose completamente diverse, legato a Romolo Murri e a Luigi Sturzo. Ora, questa corrente all'interno dell'opera sviluppa tutta un'azione interessante, tutta tesa a realizzare una promozione tale da favorire l'emancipazione del mondo contadino in modo particolare. E quindi, se pensiamo a tutto quello che succede, no? Alla fine dell'Ottocento, quando Sturzo in Sicilia fa le leghe, le cooperative contro i gabellotti, eccetera. A me pare che di tutto questo non arrivi nulla, cioè di questo conflitto, a differenza di alcune città vicine. A Mesagne nasce l'opera dei congressi e nasce nel 1897. Chi è il presidente? Il presidente si chiama Giuseppe Martucci Clavica, che è, come viene riportato benissimo dal libro, è amministratore della nostra città nella giunta guidata da Silvio Murri, mi pare. Costui è presidente del comitato dell'opera, dei congressi, cioè del comitato del Movimento Cattolico. E, leggendo il libro, si capisce chi è questo personaggio, chi è questa persona. Costui, due anni prima, nel 1895, aveva scritto una lettera al presidente del Comitato Nazionale dell'Opera dei Congressi, che era il conte Paganuzzi. E che cosa aveva chiesto al presidente? Aveva detto che, questa documentazione è riportata da studi fatti soprattutto dall'Università di Bari, da studiosi dell'Università di Bari, sugli archivi dell'opera dei congressi, sono pubblicati. Che cosa chiedeva il nostro Giuseppe Martucci Clavica al presidente dell'opera dei congressi? Chiedeva di potergli fornire qualche nome di grande commerciante o altro, perché lui a Mesagne voleva fare il grossista di zucchero, di riso, eccetera. Paganuzzi non gli rispose mai, non rispose mai a quelle due lettere che lui scrisse. Ce lo ritroviamo presidente del comitato nel 1897 e come presidente del comitato scrive ancora una volta al presidente nazionale per dire: noi faremo subito qui questo comitato nella chiesa madre eccetera, però fammi capire che cos'è questo comitato che facciamo dell'opera dei congressi, mandami lo statuto, mandami il regolamento. Ora, poi la cosa finisce presto, perché arrivano le circolari di Rodinì, arrivano i fatti del 98, il comitato sparisce, quello di Brinzi, quello di Mesà, eccetera. Qual è il punto? Questa divaricazione è la divaricazione tra un movimento associativo di ispirazione socialista con un movimento cattolico che, pur non ispirandosi alla corrente democratico-cristiana dell'opera dei congressi, comunque cerca di operare all'interno di quel filone, o è una divaricazione tra l'associazionismo di ispirazione socialista e un movimento cattolico ancora strettamente intransigente e a figure anche di sacerdoti
tipici del sud, di cui aveva così abbondantemente e chiaramente parlato Luigi Sturzo, il famoso convegno di Bologna del 1902. La domanda, a me, io non saprei dare risposte precise, ho l'impressione che si tratti più di una divaricazione tra due modi molto diversi perché di affrontare la questione rispetto a questi due mondi, perché tutto quello che andava facendo la corrente sturziana era su un terreno sostanzialmente comune per quanto riguarda il tentativo di aiutare i contadini ad uscire da questa soggezione, a renderli autonomi, ad emanciparli, a renderli liberi. Seconda questione che pongo. L'Unione e il fascismo a Mesagna. Il libro ne parla. Abbiamo a che fare con elementi classici. Perché è importante la vicenda dell'Unione rispetto al fascismo? È un esempio chiarissimo, eloquente. È una verifica nello stesso tempo di come si è mosso e cresciuto il fascismo. Il primo grande obiettivo era quello di distruggere i soggetti sociali, quei soggetti sociali che liberamente, autonomamente, soprattutto rappresentanti dei ceti popolari, si erano formati e davano segni di autonomia, di vivacità. Di porsi dialetticamente in rapporto ai ceti dominanti, alle élite dominanti. Questo avviene chiaramente. La parabola dell'Unione dei lavoratori è un esempio chiarissimo di quello che accade anche altrove e di come si realizza. Certo, accanto a questo poi c'è tutto quello che c'è di contorno. Ma è spiegato sul libro, non voglio ripeterlo, insomma, no, non è di questo che mi interessa parlare. C'è tutto il problema della violenza, gli esempi che sono riportati, c'è tutta la questione del tentativo di conquistare il mondo del lavoro. Il manifesto riportato è interessantissimo, anche qui, conquistare il mondo del lavoro attraverso i magazzini, no, messi su dagli agrari. C'è il sindacato fascista per cui uno per poter lavorare deve iscriversi lì. C'è tutto il problema del 1922-23 di Mesagne, quando gli agrari cacciano via dai loro campi, non fanno più lavorare quei contadini che non si erano iscritti al sindacato fascista. Certo, sono anni in cui è difficile capire che cos'era il fascismo. Si rivolgeva, nel manifesto per esempio riportato qui a Mesagne, si rivolgeva ai cittadini, prima di tutto, e poi si rivolgeva ai lavoratori, sostanzialmente dicendo loro: guardate che i socialisti vi hanno riempito di chiacchiere, di illusioni, chi veramente vi rappresenta siamo noi, e vedrete come le vostre condizioni miglioreranno e subito. La tradizione orale vuole che il primo nucleo del movimento del partito fascista, del movimento fascista a Mesagne, si sia creato nel 1920 in casa di un artigiano, dove si raccolsero 7-8 persone. Certamente nel 21 era abbastanza presente, già nel 22 si formano ufficialmente le sezioni. E sono anni in cui gli episodi di violenza, sono stati ricordati prima, accadono ripetutamente. Accadono nel 21, anche quando c'è un famoso comizio di Chimienti, no?
dove ci sono tumulti, intervengono i fratelli Crovace, ci sono poi i fatti del 22, l'assalto alla sezione, ci sono i fatti del 24, certamente, ci sono i fatti del 25, che non appartengono molto alla nostra memoria. In occasione di un comizio importante organizzato a Lecce dalla Federazione Provinciale del Partito Fascista, in quell'occasione parte da Mesagne un gruppo consistente di militanti fascisti, i quali pare che ne abbiano veramente combinate di tutti i colori, protagonisti di episodi di violenza, tant'è vero che il segretario del partito fascista della Federazione Provinciale scrive una lettera a Mesagne per sapere, ma insomma, chi sono questi? Che cosa sta succedendo? Com'è che sono incontrollabili? È una vicenda che continua. E certamente a questa presenza del Partito Nazionale Fascista c'è una opposizione significativa. Ora, che rapporto c'è stato tra questo partito e la cittadinanza di Mesagne? Qualche cosa credo che si possa dire. Io, anche per qualche ricordo della mia adolescenza, avendo parlato con alcuni parenti anziani miei, penso di dire che il Partito Nazionale Fascista locale fosse un partito prima di tutto molto diviso, aveva anime diverse, che gli agrari che ne facevano parte erano in conflitto fra di loro e spesso utilizzavano i contadini, come quelli dell'Unione, che lavoravano da loro, per risolvere i loro problemi interni. Che la cittadinanza largamente sia stata estranea e che abbia vissuto un rifiuto interiore, tranne quello sparuto gruppo che conosciamo, che è stato capace anche di una opposizione durissima e che ha pagato in modo duro. Beh, ultima cosa, due minuti che voglio dire, è che un'ultima questione problematica. Questi anni l'Unione e il patriottismo a Mesagne. A Mesagne, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ci sono grandi manifestazioni patriottiche, a cominciare dal dicembre del 1918, tantissime. Si forma subito una sezione nazionalista e si forma subito una sezione combattenti guidata dall'avvocato Felice Profilo. Queste operano molto nella città e diciamo, fanno una grande propaganda proprio, sono pieni di fervore queste sezioni e indottrinano, insomma, come dire, o comunque cercano di veicolare questa idea della grandezza della patria, l'eroismo, eccetera, insomma, tutto quello che sappiamo. Ci sono alcune iniziative che sono importanti, io voglio ricordare solo una, quella del 1921, per capire anche meglio il contesto. 1921 avviene la inaugurazione della lapide del cimitero, quella dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale. È una manifestazione imponente, come viene riportato dalle cronache dei giornali dell'epoca della Puglia. Una manifestazione imponente e all'interno, prima di questa manifestazione, immediatamente prima, avvengono due cose proprio che lasciano da pensare. La prima, allora c'è il commissario prefettizio
a preparare questo evento, no? Il 4 novembre si scopre la lapide al cimitero. Era stato chiamato a far parte del comitato che doveva preparare i festeggiamenti l'ingegnere Pietro Semeraro, che era uno, lo hanno ricordato, un socio della cooperativa. L'ingegnere Semeraro scrive al commissario prefettizio e dice: la ringrazio, ma le chiedo scusa, io non posso partecipare a questo comitato che prepara i festeggiamenti del 4 novembre. Non posso partecipare perché, sai, io sono un uomo di partito e ne ho parlato con i miei compagni di partito, perché era iscritto alla sezione socialista di Mesagne, e il partito mi ha detto che io non devo far parte. E poiché sono un uomo di partito, io obbedisco alla disciplina di partito e quindi mi dispiace, non posso venire. Il commissario prefettizio risponde con una lettera durissima nei confronti dell'ingegnere Semeraro. Il giorno dopo arriva dalla sottoprefettura di Brindisi una comunicazione al commissario prefettizio di Mesagne, in cui si dice sostanzialmente: si raccomanda per la manifestazione sobrietà. Erano giunte a Brindisi, a Lecce, le voci di un qualcosa talmente grande che aveva preoccupato le autorità amministrative, i rappresentanti del governo. Ma chi era il presidente poi del comitato? Il commissario. No, vabbè. Il commissario prefettizio, stando alle carte che stanno, mi ha fatto vedere la dottoressa Galliano anche in questi giorni. Ora, io diciamo, all'interno di questo discorso, poi ci sono altre cose che succedono dopo, no? Quando arrivano le zolle del Piave a Mesagne nel 1925, insomma, tutto quello che si eccetera. Ma all'interno di questo, chiudo dicendo questo, che certamente questa idea forte, no, della patria, della nazione, a Mesagne viene veicolata e, diciamo, dal documento che ho letto, dal libro che hanno riportato loro, proprio quel discorso che fa l'avvocato, mi pare che sia avvocato, Profilo, Annibale Profilo si chiama, il medico, il discorso che fa Annibale Profilo nella seduta di consiglio comunale del 1924 ci fa capire come il termometro emotivo intorno alla patria fosse vivo, anche se intriso di retorica. In quell'occasione Annibale Profilo, il mio, è chiaro e recupera tutto un discorso che sulla patria aveva anche origini lontane. Lui dice sostanzialmente che la patria, per evitare di sbagliare, la patria è istinto. La patria è voce dell'istinto, è legame dei padri con i figli, istinto. La cosa, cioè, una concezione veramente, chiaramente biopolitica della patria e della nazione, che ha decisamente il sopravvento e che sostanzialmente identifica il discorso sulla patria e su cui noi non riusciamo ancora a fare una certa riflessione critica. Io, nell'augurare ancora a quante più gente possibile di poterlo leggere, chiudo ricordando una espressione che avevo usato, che ha usato, anzi, il titolo di un libro, il più giovane sindaco di Mesagne,
il più giovane sindaco d'Italia del secondo dopoguerra. Si chiamava Rocco Scodellaro. Scrisse un libretto, un libro, un romanzo, anzi, autobiografico, bellissimo. Un romanzo autobiografico che, insomma, struggente. Si chiama, insomma, tanti l'hanno letto, L'uva puttanella. E no, si tratta della nostra difficoltà a crescere, no? Gli acini di quest'uva. Della nostra difficoltà ad emanciparci, della nostra difficoltà ad assumerci delle responsabilità. Io penso che questa storia che i nostri amici ci hanno consegnato ci aiuti a capire come questa sfida di andare oltre quest'uva sia stata aperta abbondantemente, accolta, avviata, aperta abbondantemente nella nostra città, con tutti i limiti che hanno le persone e con tutti i limiti che hanno le strutture. Grazie. Grazie anche al professor Fortunato Sconosciuto, insomma, che ci apre orizzonti di riflessione anche in questo senso. Prima di aprire il dibattito e quindi di permettere a ognuno di voi di poter riportare ricordi familiari o piuttosto riflessioni sia con gli autori sia con i relatori, ci chiedeva solo qualche minuto, se non mi sbaglio, il professore Leuzzi prima di andare via. O possiamo fare durante il dibattito, come preferisce. No, una piccola sì. Aggiunta e a sostegno, diciamo, della riflessione del professore. Le cooperative bianche, come le cooperative rosse, furono tutte avvolte dalla violenza, furono cancellate. Si è dimenticato che Sturzo è stato esule assieme a Salvemini negli Stati Uniti, ma proprio nella realtà della provincia di Brindisi, pensate che addirittura parroci che si erano schierati, che avevano alimentato le cooperative bianche, saranno costrette a lasciare le parrocchie, a Sandone, ci voglio dire, con la violenza. Voglio dire. C'è la distruzione, diciamo, di tutto, cioè laddove le cooperative esprimevano, diciamo, un forte impegno civile, laddove erano schierate per, ecco, diciamo noi, per la democrazia, per la solidarietà, voglio dire. E questo, anche dei e saranno c'è una parte dei vescovi, ma noi dimentichiamo che addirittura a ridosso del 29, tra il 29 e 30, l'Azione Cattolica subisce l'ultima grande ondata di repressione, prima, diciamo, del coinvolgimento. Quindi questi sono aspetti, voglio dire, di un quadro d'insieme che deve farci riflettere. E per ultimo, sulla questione della patria, molti dimenticano che tutti i nomi che noi abbiamo citato, a partire da Di Vittorio o a Salvemini, sono stati grandi combattenti del primo conflitto mondiale, nessuno si è sottratto. Tommaso Fiore è stato in un campo di concentramento austriaco nel primo conflitto mondiale e ha scritto delle opere pubblicate addirittura, ecco, sull'esperienza dell'internamento, voglio dire. E pensate a Croce, che è stato il più grande oppositore del fascismo sul concetto di patria. Il fascismo si è appropriato e ha trasformato, voglio dire, quella che era il sentimento, diciamo, ecco, di un popolo che aveva combattuto, non solo deformandolo, ma addirittura creando le premesse di un'ulteriore e spaventosa lacerazione del paese, di una guerra razzista. Ecco, confermo quello che, ecco, questa addirittura utilizzazione del concetto di patria non solo per la divisione interna, voglio dire, per creare, diciamo, un processo, voglio dire, di ulteriore guerra civile, ma addirittura il concetto di patria, voglio dire, che viene combinato con il nazionalismo più deteriore. Ecco, questi sono aspetti che non solo andrebbero approfonditi, ma pensate quanti aspetti negativi c'è nell'educazione degli italiani tra gli anni 20 e gli anni 30, voglio dire. E noi poi abbiamo pagato un prezzo tra i più pesanti, nell'aver addirittura addestrato le
intere generazioni alla guerra e all'odio etnico nei confronti degli altri. Ecco, ecco, sono tutti aspetti che andrebbero recuperati con ricerche di questo tipo, che ci danno effettivamente la percezione, diciamo, di quello che è stato il grande disastro che si è prodotto tra le due guerre. Grazie. Grazie ancora al professor.